credo che facciamo allora? No. Voglio andare da quell'uomo. No, uomo! No, si sta buttando con un'azione spettacolare nel fieno. Cioè nei fiori, nei petali, nei boh. Nei petali di fieno. I petali di fieno, i famosi petali di fieno. E anche voi avete dei petali di fieno? Se sì, mandateci un po', che noi siamo scarsi in questo periodo. Eh sì. Comunque se ce l'avete, bravi veramente, perché non sono così facili da trovare. No. Basta! Cosa? Quanta gente io! Una piccola richiesta in realtà, ho identificato alcuni strani segni che appartengono... che... che lui è pregato. Faccio attenzione. Perfetto. Seriamente stavi rompendo i coglioni? Cosa vuoi tu invece? Silenzio, grazie a Dio! Cioè, cosa va per tutto? Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro. Ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che tu resti alla strada. Barbone. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo, li conduco da loro. Perfetto. No! Cazzo, è pericoloso muoversi insieme. Dimmi dove devo andare, ci vedremo lì. La mia sorella, la piena nonna d'uomo. Vado subito. Ciao! Ciao! Aspetta, voglio sì. L'ho saltato, era presente. Sei un saltatore di gente professionista. Io so, cosa fai nella vita? Io salto la gente. Se anche tu puoi salvare la gente. Salvare la gente. Credo sia molto più utile. Ho detto una cosa giusta. No! Una cosa sì, ragazzi. No, cammino. Camminando. Uno che cammina non può fare niente a nessuno. Cioè, sei matto. Ora corro. È pericoloso quell'uomo, corre! Potrebbe andare contro un muro. E spaccare il muro. No. Quasissimo. Perfetto. C'era un mignolino. Due mignolini. Tre mignolini. Quattro mignolini. Cinque mignolini. Sei mignolini. Sette mignolini. Troppo tanti mignolini. Porca dai. No, neanche di qua. No, fare stronzate. Ok. Sali. Ah, è bravo. Complimenti! Attenzione, magia! Quattro fiorini, signori! Perfetto! Ma diventiamo ricchi a far così? Sì. Non farlo più spesso, se sapessi come si fa? Tetto. Ah, di qua. La rosa colta. No! Una persona uccisa. Scusa, non volevo. O Duccio, sai? Davvero c'è Duccio? Mi sembrava Duccio. Non credo. Per me era un pertugio. Pertugio. No, è giusto. Ah, scusa, pensavo fosse lei. Tipo, non è quella giusta. Non ci sta lei. Ma che bella donna. È un piacere fare la vostra conoscenza, messere. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, Madonna. Ti prego, chiamami Paola. Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi. No, grazie, posso. Perché? Dove vuoi andare? Non posso restare, perché. Ah, uccide Roberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta. Ma con Faronia non ho potente. Tu sei Mizzerezio. No, tu sei un sicario, Ezio. Risparmiami la pellica. Non posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No. Io ti insegnerò a sopravvivere. Vieni. Aiuto! Sopravvivenza. Impara a abitare del cortigiane. Come muoversi. Allora, prego. La discrezione è la chiave del mio mestiere. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade.
viste ma non viste. Devi imparare a confonderle con le due butterfly things. Le mie ragazze ti spiegheranno come. E da dove vengono realizzati? Perfetto. Questo è Samici. Samici, metti ancora un po', come zio. Sì, no, no. Per favore. Sono dietro, Paola. Sono con te, Paola. I metizzati adesso. Ah, devo seguirla con il capito. Oh, un frate in più fra di noi, fratello. Che tra l'altro è bianco. Di vesti. Mi metite di sedere accanto degli abitanti. Ah, degli abitanti. Funzionerà? Non è idea. Andiamo dentro quella gente lì. Brutta cosa. Non fa niente, ancora dentro i frati. Pessima. Stare dentro i frati proprio. Ha transito? Wow! Stanno disco no, anche. I frati stanno disco. Stanno anche stanno io, frati. Sti frati qua. Perni. Ma è seguito non è pelato. Sì, mi sa di sì. Pare che secondo questa logica anche non c'erano pelati. Giusto. Non mi sa, però non so se. No, non lo so, perché vedo i suoi fratelli uguali, cioè, quell'uomo per l'altro di giù. Girate, perfetto. Ma che frate assassino? Che si gratta un coppino. Mi hai perso? Sono qui, tra i frati. Uno stanutisce. Oh, smette di stanutire. Mi hai sporcato tutta la maglia. Sì, davvero. Schifoso. Muori male. Che tu possa morire come un cerbiatto. Ovvero? Mangiato dai conigli. No. Questa è mia nuova. Anche a me. Paola? Ma sì, veramente Paola, cioè nel senso va bene seguirti, va bene tutto. Ma no, hai perso i frati! No, hai perso i frati! I frati! Ti stanno dividendo! Aiuto! Ezio e Paola in un angolino. Ah no, altra gente, niente. Schifosi. Ma Paola, finirà questo tutorial? Tu credi che finirà un giorno questa passeggiata o credi che non finirà? Oh, ecco. Perfetto, benissimo, brava Paola. Ah già, anche la vita, minchia. Mi è impestata durante una passeggiata, proprio sfigata. Ho stuprato in un angolino. Bene, ora che noi stiamo salendo su guardia, dobbiamo salvare come servitene per fare di più. Basta. Che ripostarti? Ti insegneremo a rubare. Oh, che bello! Tieni premuto passo e cammina verso qualcuno per rubarlo. Buongiorno. Dopo che ti rubato qualcuno, non devi indugiare. Non ti tubare. Buongiorno. Aiuto! Qualcuno lo fermi! Buongiorno. Fatto. Crediti. Cosa ho fatto? Ho cercato di bestiarla. Non tanto di fretta, l'avevo rubato. Ok. In fretta. Ah, okay. Attenzione, io sono sotto il processo. Devi aspettare di rubare loro. Adesso devi rubare la gente vera. Come farai a rubare la gente vera? Di rubare la gente vera? Cioè, questi c'è un qua poi... Ah, cazzo, ho sbagliato la tasca. Niente. Ah, qui. Ho preso 8 ferini. Quel signore è appena venuto addosso, io ho messo una mano in tasca. Chi sarà stato? Vabbè, sì. Se fosse accorto che avevo una mano in tasca, lui non credo che sarebbe andato avanti così a caso. Beh, io pensavo più. Un'altra versata. Il signore si alzi. Non si è accorto niente, no?
Ho perso qualcosa. Dannazione. Ma... vabbè. Chi si capita? In questa casa abitano 20 persone. Come minimo. Ognuno porta 5-6 amici. Picchia. Capacità di mimetizzarsi appresa. Non voglio parlarti, vaffanculo. Che palle. Potete andare, ragazze? Dobbiamo proprio così carino da mangiarlo. Ora che parlate le vicinate al nemico, dobbiamo trovare una roba. E qua... credo. Ah, ma tu conosci già la risposta. Come le hai avute? È una lama da polsire. No, quel sabbia che l'hai disegnato? Ah, l'hai fregata così una persona che serve. Non è proprio in condizione perfetta. Immagino che tu conosca una della Vinci. Sì. Ma che c'entra con un pittore tutto questo? Un pittore molto questo. È molto più di un pittore. Portagli il pezzo e vedrai. Tutta gente ammirabile. Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Mi dica. Perché sei stato così pronto ad aiutare me, uno sconosciuto? Adesso non mi fammi vedere... qui. Anche con la tutta diventa. Ok. L'asse nella manica. Se lo dici tu. Non hai capito il doppio senso. Dai, 40 assi nella manica, cazzo, fate una roba del genere. Vai alla bottega di Leonardo. Subito! Leonardo? Un pazzo sclerato. Pazzo sclerato che... corre ovunque, no. Non è vero. Perfetto. Stupido. Se non se ne accorge, guarda, proprio scemo. È proprio scemo. Dove era quell'uomo? 291 però. Potrei fare una cosa... Ah, non ce l'ho ancora, non ce l'ho, niente. Su, scavalca, amico mio, scavalca. Tu che puoi. Devi fare 160 metri. Io sto facendo 160 metri. Adesso sento bene. Troppo lento. Troppo lento. Che cazzo vuoi? Dei frati che ti buongiorno. Parlano. Delle guardie che ti parlano. Non esisto. Ti stanno guardando proprio fitto. Buongiorno. Fitta. Salve a tutti. No, bravissimi, perfetto. Però ci sono loro. Arrampica di. No! Cosa stai facendo? Spiega. Basta fare muri invisibili solo per scalarli. Infatti. Non fare questi muri invisibili. Appassionato. Lo bello? Qui sotto. Perfetto.